Signore e signori, buonasera. Ritorna la Maceratese all'Elvia Recina per un derby classico fra la Maceratese ed la Vispesolo. Buona palla per la conclusione sbagliata di Santoni. Io non discuto della capacità di... Attenzione, rigore, rigore per il fallo e anche espulsione. Momento decisivo, fallo volontario, giallo, solo giallo, solo giallo, incredibile. È stato atterrato Gabrielloni, solo giallo. Allora, attenzione, calcio di rigore. È parato, poi riprende rete. Ha ripreso Ruffini, mi sembra, no? Ruffini ha tirato debolmente addosso a Poiere, il quale ha salvato, ma la palla è rimasta a Ruffini che di piatto l'ha inserito. Ed ecco, attenzione a Ridolfi, tenta il pallonetto. Signore e signori, riprendiamo la telecronaca dall'Elvia Recina. Secondo tempo, 1-0 il risultato in favore della Maceratese per il gol segnato da Ruffini, perché è stato fischiato il fuorigioco, ma il fuorigioco è venuto fuori dopo, successivamente, no? Sì, perché la palla era stata, attenzione, ecco, di Berardino, errore di Berardino, pareggia Costantino, errore di Berardino, pallone al centro, Costantino di testa, 15, attenzione, ancora un'altra palla pericolosa, parata di istinto. Ed ha segnato, aveva pareggiato qui, aveva ribattuto Ferrara, ha colpito ancora una volta. Quindi questo risultato che si sta concretizzando qui all'Elvia Recina. Attenzione Cavaliere, perché aveva fatto una bella azione, però poi cerca il traversone, non male, chi era? E poi la conclusione, non male, di Ruffini, deve entrare da sinistra, cerca il traversone, ci riesce, rete, pareggio della Maceratese. Ancora la conclusione, attenzione, ribatte il tiro di Torelli, attenzione, Santoni, è sbagliato il gol della vittoria. Finisce la partita dopo 3 minuti di recupero, quindi 2-2, ancora un altro pareggio fra la Maceratese e la Vispesaro.